Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ai partecipanti al convegno in presenza e anche ai partecipanti al convegno in streaming. Questa è una forma, questa Moodle MOOC, questa edizione in forma ibrida e quindi abbiamo parte di persone che seguono qui al comando per la formazione scuola di applicazione di Torino. E parte invece di persone che seguono a casa. Iniziamo adesso l'ultima sessione dei lavori di questo convegno e vi ricordo che poi alle 13:30 ci sarà ancora la chiusura in Aula Magna per chi è presente e nella chiusura si parlerà della presentazione di Moodle MOOC 2022 e chiusura e saluti finali. In questa sessione è una sessione un pochino speciale perché è una sessione tematica che riguarda soprattutto il problem posing, il problem solving come metodologie trasversali utili a tutti i livelli nell'insegnamento e nell'apprendimento. Anche se questa sessione è rivolta soprattutto alle scuole, in particolare alle scuole secondarie di secondo grado e comunque eventuali interventi riguardanti l'università sono comunque legati anche al passaggio, alla transizione tra scuola secondaria di secondo grado e università. Quindi i filoni comuni di questa sessione sono ovviamente Moodle a servizio dell'insegnamento e dell'apprendimento, ma anche problem posing e problem solving. In particolare, il Ministero dell'Istruzione da circa 10 anni, dal 2012, quindi è in corso il decimo anno, utilizza, adottato la piattaforma Moodle per un progetto che più che progetto chiamerai un'azione strategica rivolta alle scuole secondarie e secondo grado, in particolare ai docenti di tutte le discipline. E proprio per introdurre questo tema, chiederei al professore Claudio Pardini, che collabora insieme a me nel coordinamento scientifico di questo progetto ministeriale, insieme alla professoressa Anna Brancaccio del Ministero, al professor Claudio De Martini del Politecnico di Torino, insieme a molti giovani formatori, come ad esempio la dottoressa Fussore, il dottor Floris, la dottoressa Varana e il dottor Sacchetta, anche qui oggi presenti, insieme all'ingegnere Sergio Rabellino e al professor Zicche, professore del Politecnico, ma anche membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e di Torino Ausiliario. Chiederei al professor Pardini di introdurre un pochino questo tema e rapidamente per vedere come Moodle in questi 10 anni di attività ha supportato questo tipo di intervento a livello ministeriale, soprattutto come anche durante la pandemia sia stata una delle piattaforme che è intervenuta a supporto in un momento di difficoltà, quale la didattica a distanza emergenza. Bene, buongiorno di nuovo. La professoressa Marchisio ha introdotto già il tema e diciamo anche che la professoressa è l'anima di questo progetto, perché il progetto è molto ampio. Coinvolge circa 30.000 studenti, giusto per avere dimensioni, 800 scuole, quindi stiamo parlando di numeri che generalmente non sono frequenti nei progetti ordinari. Ma in realtà la grossa valenza di questo progetto sta proprio
nelle comunità di docenti e studenti che siamo riusciti in questi 10 anni a costruire. E siamo riusciti a costruirli proprio con l'utilizzo di una piattaforma Moodle, per questo che siamo qui a presentare il sistema, perché è stata questa in realtà a rappresentare il focus grosso del progetto. Da una parte perché anche come sempre è possibile naturalmente utilizzare un repository, avere materiali a disposizione. Uno dei grandi problemi italiani, non solo del Ministero dell'Istruzione, ma anche di altri comparti, è il fatto che i progetti partono, hanno finanziamenti, vanno avanti, poi improvvisamente il finanziamento termina e tutto quello che è stato fatto, cioè non è che sparisca, ma non è più raggiungibile perché non ci sono i link, non ci sono i posti in cui uno può andare a ritrovare. In questa maniera si perdono tantissime opportunità che sono state costruite negli anni con il lavoro di tanti insegnanti, di tanti tutor, di tante persone. Ecco, noi ci auguriamo che questo non succeda in questo caso, perché sono 10 anni che investiamo in questa direzione. E vorremmo appunto riuscire a poterlo portare avanti. Noi pensiamo che Moodle sia proprio uno strumento essenziale per questo. Lo abbiamo scelto fin dall'inizio, come abbiamo scelto l'Università di Torino, perché l'Università di Torino aveva già un'esperienza nelle learning nel 2012. E perché nell'ambito della matematica si lavorava già con ambienti di calcolo evoluto. L'ambiente di calcolo evoluto integrato dentro la piattaforma Moodle è uno dei punti di forza del nostro progetto, perché è il nostro progetto si chiama Problem Posing and Solving. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi cerchiamo di svincolare gli studenti e gli insegnanti dal calcolo. Vogliamo che dal calcolare ci si sposti a ragionare. E quindi per far questo, in alcuni casi abbiamo bisogno di appoggiarsi con qualche cosa che ci aiuti nel calcolo. Ovviamente il calcolo esiste, non possiamo farne a meno, ma spesso, spesso è una tecnica, mentre la risoluzione è un processo mentale, diverso. Allora, approfittiamo di questi ambienti, sia del calcolo evoluto, sia ambiente Moodle, per aiutare nell'insegnamento gli insegnanti e cercare di spostare l'attenzione, il focus sulla risoluzione dei problemi. C'è un'altra parola, bisogna anche dirlo, insomma, qui ci sono le slide, tanto poi le slide le vedete, ma io sulle sale, così poi ve le faccio vedere, un momento. Ma c'è un'altra cosa essenziale. Quando si parla di matematica, spesso si ha un concetto di sequenzialità strutturale nell'insegnamento e nell'apprendimento. La parola posing che è stata aggiunta al problem solving
era una parola che abbiamo scelto consapevolmente, immaginando il fatto che un problema doveva essere ragionato prima per costituire uno stimolo per arrivare poi alla risoluzione. E non che il problema nasca da sé, così. In prima, il primo mese faccio una cosa, il secondo mese faccio un'altra, e così. È passato. Allora, avete letto intanto mentre io parlavo, siamo partiti con 100 docenti, nel 2019 abbiamo aperto a tutti i docenti dell'area, nel 20 a tutte le discipline, nel 21 anche alla scuola prima. Questo è il quadro di quello che ho detto all'inizio, cioè la cosa più importante relativa alla piattaforma e al nostro sistema su cui si basa. Un sistema basato su una piattaforma Moodle, che prevede naturalmente anche dei font di facilitazione di lettura come l'Easy Reading, un sistema di web conference integrato e un sistema anche per la correzione automatica dei problemi. Attenzione, poi semmai se vuoi Marina dire qualcosa in più, ma comunque è una correzione intelligente, nel senso che non è solo per le risposte a domanda chiusa, ma il sistema non solo, il sistema interpreta anche le risposte. Questo è il sistema, naturalmente, il calcolo voluto, che era quello che avevo preannunciato. Quali sono allora appunto gli elementi costitutivi di questa piattaforma per la comunità dei docenti? Adobe Connect ovviamente per il sistema di web conference, il forum, il repository database, workshop e degli elementi caratteristici di Moodle. In più abbiamo anche utilizzato il compito, il questionario, il certificato e anche tante altre risorse. Per gli studenti, il worksheet Maple, cioè il sistema di calcolo evoluto, gli assignment che vengono creati con Mebius, che è integrato dentro la piattaforma, il quiz, il wiki, il compito e anche tanti altri tipi di risorse. Fondamentalmente li abbiamo usati quasi tutti, abbiamo usato anche la lezione. Vediamo i nuovi utenti. Attenzione, qui si parla di nuovi utenti, quindi non sono gli utenti globali, sono quelli che si aggiungono, che si sono aggiunti ogni anno. No, c'è, sì, la M di Moodle, che e sotto c'è scritto Michele Delfino. Professoressa Branchetti, sì, allora, è tutto normale, è tutto colline. Sostanzialmente, quando sarà La regia, ah, quindi io non posso assistere, non posso assistere a quello che sta succedendo adesso nella sala, quello lo sostanzialmente. può vedere attraverso YouTube, Ah, non dalla ok. Vabbè, ma mi daranno l'accesso, cioè voglio dire, mi daranno l'ok per presentare. Ok, va bene. Va bene, d'accordo. Grazie Alice. Ciao, ciao, ciao. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, grazie. Lo immagino, immagino. Ok, ciao Alice. Ciao. L'effetto pandemico. Il login alla piattaforma, ecco ancora un altro grafico che ci dà un senso. Qui i numeri, come vedete, sono importanti. Stiamo parlando di accessi, non dico a livelli di Facebook, ovviamente, però insomma siamo sui 3 milioni, 4 milioni di accessi, quindi numeri importanti. Stesse cose anche le potete vedere da questo sheet, ma osservate
che per esempio pagina e compito ci dà 246.000 di media delle attività. Stessa cosa anche per la pagina che è 506.000. I quiz, sono numeri appunto che Ah, caratterizzano ma dici poi dove trovo il link per l'attività che è la stata diretta svolta in YouTube? questi anni. E siamo quasi Allora, in chiusura, semplicemente possiamo andando su vedere YouTube, l'individuo sul database e il codice scrivendo Moodle e Moodle vedete come 2021, sempre allora il YouTube, termine aspetta, dell'individuo. Ma YouTube, attenzione, una delle cose Moodle fondamentali che ha Moodle caratterizzato il progetto è stato il tutorato 2021. messo a disposizione Ok, vediamo dall'università. un po'. Ok, dovrebbe Ecco, essere la sì. sezione C2 di 2. Com'è? Ho scritto bene? C2 coordinato con il Sezione professoressa C2 di Martini, 2. il progetto Anime Come? Fondamentali. Questi Allora, Moodle che Invitation, condividi assistono costantemente la tutto l'anno sezione. E dove? i Non docenti c'è che applicano. questa. Ci sono vari video. Tra i vari Ah, tra video i ce vari n'è uno che video. si chiama Sezione Vedete, C2 di 2 ed è vedete, questo. questo con il Trasmesso in progetto diretta. aperto, tutti quelli che Aspetta. altrimenti l'ho appena pubblicato su Sono Facebook, anche dei quindi demo, se va su Facebook sulla mia pagina potete trova il consultare link proprio diretto, il è più facile. Ok, va bene, grazie, ciao, Ok, ciao, ciao, ciao. prego. Sessione comunque questa possibilità Ancora non è a cominciato. qualche appoggio utile per propri progetti e proprio visto che siamo tutti utilizzatori di Moodle, avere anche un sostegno. Questa slide che era l'ultima dice solo che anche, possiamo anche chiudere per capire, dice che anche, ci sono anche dei open online courses per docenti, anche in inglese, per azioni CLIL nelle varie discipline. Introdotto questo, passerei subito al programma di Scaletta e quindi inviterei qui il dottor Sacchetti. Se ci parla di un'esperienza che utilizza Moodle, ma utilizza Moodle per creare, diciamo, giochiamo con le parole, un Moodle positivo per l'apprendimento asincrono, esperienze e buone pratiche all'Università di Torino nell'insegnamento online della matematica, quindi in questo caso legato alla disciplina. Intanto la connessione. Aspettiamo un attimo. Vabbè, intanto nel frattempo inizio a introdurre l'argomento. Esattamente. Buongiorno a tutti quanti, grazie per aver partecipato, ci siamo già visti, già abbiamo avuto già l'occasione di conoscerci, però anche questa condivisione di esperienza spero che possa essere utile in questo momento. Io nel lavoro sono un po' nel gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Martini, quindi ci sono due necessari. E insieme comunque avete conosciuto anche altre persone del gruppo che collaborano in questa attività comunque di utilizzo di Moodle, tutte le varie pratiche che abbiamo messo a disposizione di questo comunque studio nell'ambito del progetto CTS. Infatti questo comunque si trova abbastanza, molto molto stretto con le tematiche del CTS, proprio perché parliamo di un MOOC, quindi in questo utilizzando caso proprio Moodle, legato alla per l'apprendimento della matematica. E questo, diciamo, essendo una persona matematica di formazione, abbiamo sviluppato, diciamo, nell'ambito di un progetto di Moodle all'Università di Torino, l'insegnamento online, buongiorno a tutti quanti, interamente grazie per aver partecipato, ci siamo già visti, già studiato abbiamo alla avuto già matematica. l'occasione di conoscerti, però È giusto una anche questa condivisione di esperienza spero che possa essere per utile in creare questo il paradigma di momento. creare più esperienze per Io i nel lavoro bambini, comunque nel per gruppo di esempio lavoro in organizzato istituzioni, sono sul punto delle cose. Probabilmente ci sono alcune insieme caratteristiche, comunque avete conosciuto nella anche altre ricerca persone del del gruppo gruppo che e collaborano in questa attività, appunto, come vedete, di si formazione, parla per di esempio esperienze con che delle varie utilizza tracciabilità, Moodle singolarità di ma funzionamento, perché utilizza sono studenti Moodle che hanno delle esperienze diverse e, essendo che creare sono, infatti usiamo diciamo, queste non hanno parole il contenuto Moodle dell'Ado Open, un unico positivo programma di sistema che si adattino alle diverse esigenze. Potrebbe, che sono altre caratteristiche dell'MBA, di un apprendimento, potrebbe essere un apprendimento asincrono, quindi che appunto studente accede determinatamente quando secondo il proprio passo. E quindi siamo in un contesto simile, è importante anche dentro la praticità.
l'onestà e la trasparenza delle linee guida, dei risultati di apprendimento, delle richieste, delle pratiche dei dati. Questa è una cosa che invece si ripete abbastanza, anche l'apprendimento deve essere centrato sulla schiena, perché diciamo, il protagonista principale ovviamente è collegato ad altre persone, facilitatori, altre persone che intervengono nella formazione. La presenza di feedback, anche di un apprendimento sintomo, è abbastanza essenziale, perché quindi sicuramente questo sarebbe stato il modo migliore per andare a valutare le competenze che ci si era prefissi di mandare in valutazione, però allo stesso tempo una domanda di questo tipo è abbastanza chiaro che è molto difficile da essere valutata automaticamente, perché per esempio anche da un punto di vista concettuale, al di là di quelle che sono le limitazioni attuali della piattaforma, anche da un punto di vista concettuale cosa bisognerebbe fare, poiché viene chiesto di fare almeno un esempio per ciascuno dei suffissi, quindi fare un esempio di parole in lingua italiana, si sarebbe dovuto confrontare ciò che avrebbe risposto lo studente con un dizionario, quindi con un insieme di parole della lingua italiana dotate di significato. Il problema sarà capitato a tutti utilizzando anche semplicemente un software di word processor, come può essere Microsoft Word o OpenOffice Writer, che parole di senso compiuto fossero riportate come errate dal correttore. Perché? Perché non sempre questi dizionari, dove come dizionario intendo un insieme di parole che quindi il computer è in grado di stabilire se ha significato oppure meno, non sempre questi dizionari sono davvero completi, specie per quanto riguarda parole magari un pochettino composte, delle volte restituiscono errore perché la parola appunto non è presente in questo dizionario. Quindi il problema sarebbe potuto essere comunque che in caso di determinati esempi magari si sarebbe dovuto intervenire con una rettifica della correzione, perché il sistema avrebbe dato errato dicendo che la parola non esisteva, quando in realtà in lingua italiana la parola invece esisteva. Allora, per sopperire a questo, la domanda è stata cambiata, quindi vediamo sempre una forma cartacea, poi passeremo a come effettivamente implementarlo all'interno della piattaforma. Il quesito, in questo caso le parole vengono già date, 15 parole che vanno raggruppate per tipo di formazione. Ora, in questa maniera qui tutto questo, possiamo ottenere la valutazione automatica, perché in ogni riga vanno inserite determinate parole, quindi il confronto è tra un insieme molto più ristretto, non c'è il rischio di... I centri universitari che sono dati disponibili hanno, avuto bisogno di un supporto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista pedagogico, metodologico, per questa attività. Per cui in questo ambiente si è cercato un pochino di attuare delle buone pratiche proprio per affrontare le esigenze di orientamento degli studenti, di insegnamento che i docenti dovevano affrontare. E quali principi abbiamo adottato in questo ambito? Beh, la letteratura è molto ampia, per cui se ne citiamo solo alcuni, per esempio quelle sull'apprendimento multimediale dettati da Meyer, che riguardano proprio dei principi di base con cui costruire le risorse multimediali proprio perché siano efficaci per l'apprendimento degli studenti. Oppure anche buone pratiche portate ai docenti da esperti di didattica. Quindi abbiamo coinvolto anche varie persone dell'Ateneo che si occupano giustamente di didattica a 360 gradi per fare anche dei momenti di formazione con i docenti. L'utilizzo di Moodle, ovviamente questo è anche stato un elemento di formazione essenziale per poter lavorare in modo corretto sui contenuti, e poi anche seguire delle linee guida internazionali, proprio perché il panorama è molto ampio riguardo all'educazione online, ci sono diversi quadri di riferimento, linee guida, per esempio ci sono quelle per l'accessibilità, c'è il W3C, che sono dei consorti che danno delle linee guida ben precise che è bene seguire proprio in tutte queste fasi di progettazione, implementazione e sviluppo dei corsi online. Nello specifico, abbiamo lavorato su diversi insegnamenti, ma uno ne abbiamo estratto uno come contributo da portare, che riguarda Mathematical Modeling, così questo è il titolo dell'insegnamento.
che è un insegnamento che permette di affrontare conoscenze di base nell'ambito della matematica, della statistica, utilizzando nozioni fondamentali del calcolo e della statistica, ma visti in un contesto di modellizzazione, quindi l'approccio problem solving e problem posing che abbiamo descritto in precedenza. Questo è il collegamento principale dell'intervento. E quindi infatti i problemi che sono presentati agli studenti sono proprio tratti dall'esperienza concreta. E uno dei punti che deve sottolineare è questo corso che è erogato interamente in lingua inglese. Perché tra gli obiettivi proprio del progetto è anche quello di rendere più internazionale, diciamo, l'università, anche i suoi approcci di vari insegnamenti, e quindi è stato sviluppato interamente in lingua inglese anche per l'approccio CLIL, proprio nella didattica. E beh, proprio per questo sviluppo, diciamo, in lingua inglese, ovviamente il supporto linguistico è un altro elemento essenziale di cui dirò qualcosa. No, posso dire qualcosa subito, stavo seguendo un flusso, ma senza vedere le immagini posso anche, diciamo, divagare in modo più libero, nel senso, perché il supporto linguistico è, beh, ovviamente, se i docenti titolari sono di madrelingua italiana, quindi hanno avuto bisogno di una persona che fosse dedicata alle loro esigenze. Per esempio, l'obiettivo principale del supporto linguistico è quello di garantire la massima comprensibilità del corso, non essere, diciamo, come direbbe Mario Love for Dictionary, come dizione, però senso di garantire la comprensibilità dei contenuti da parte degli studenti. E quindi c'è stato l'affiancamento di una persona esperta che è stata dedicata proprio per la revisione non solo dei contenuti testuali, ma anche dei contenuti audio. Quindi, senso, per esempio, con i docenti si è interfacciata molto per ascoltare le pre-registrazioni, diciamo, dei video, dare delle indicazioni su come correggere alcuni aspetti di pronuncia che spesso, diciamo, sono magari per noi, nel senso di lingua italiana, sono stati un po' per scontati, ma che in inglese magari sono anche dei significati diversi a seconda della pronuncia fonetica. Avrei degli esempi da portarvi, ma l'esempio che mi ricordo, perché ho parlato molto con questa persona che è stata dedicata al supporto, anche solo c'erano molti corsi di insegnamenti di legge su Stati Uniti, quindi c'è per esempio il senso legge, tu anche dire no, però c'è una forte somiglianza, almeno per me, con la parola no basso in inglese, per cui però a livello fonetico c'è una differenza, quindi posso aprire slide. E qual è la sessione? Ok, perfetto. Adesso cerco di riprendere un pochino, magari alcune... Sì, molto rapidamente. Faccio vedere alcune schermate. Questa, diciamo, è una schermata del home page della piattaforma con relativo indirizzo start.unito.it, se qualcuno vuole. Sono materiali open, quindi chiunque può andare a vedere e consultare i contenuti. E a parte i vari principi, questa è una piccola, diciamo, immagine dell'home page del corso, dove ci sono principalmente 9 unità didattiche principali. Poi, in base, diciamo, al percorso degli studenti, l'insegnamento è modulare, tipo una delle caratteristiche che ho visto prima, per permettere comunque di seguire anche un sottogruppo di questi moduli, proprio per in vista del percorso che gli studenti fanno all'interno del corso di laurea. Qui ho anche un altro esempio di alcuni contenuti che sono stati sviluppati nel corso. Contenuti si cerca sempre di realizzare dei materiali interattivi, quindi con esempi pratici in cui gli studenti non solo esplorano modelli, ma anche alcuni concetti teorici legati a degli aspetti di modellizzazione. No, è quello di qua. Ok. Devo uscire un attimo. Ok. Chiediamo scusa, ma siccome abbiamo degli interventi ibridi, cioè a distanza, diciamo tutta la sessione ibrida, stanno lavorando remoto per cercare di permettere anche gli interventi successivi. Quindi Matteo, ti chiederei per gentilezza magari di andare avanti, poi magari alla fine mostri ancora qualche slide. In questa, diciamo, ricerca che abbiamo fatto, ci siamo chiesti un pochino quali erano queste buone pratiche e non quelle che abbiamo cercato un pochino di mettere in tavola in tutta questa struttura degli insegnamenti. Abbiamo anche, nel senso, utilizzato
all'interno di questo corso avete visto 9 unità didattiche, cui a loro volta all'interno sono divise in unità di apprendimento. Quindi abbiamo sfruttato anche qui la letteratura metodologica, pedagogica, nell'insegnamento online, dei learning object, che sono proprio degli oggetti, diciamo, dei mattoncini di apprendimento che poi costituiscono tutto quanto, diciamo, il processo all'interno del corso. E un'altra cosa che abbiamo, diciamo, enfatizzato molto, proprio perché, cioè, l'obiettivo era proprio fornire proprio un mood, penso, un legato a mood di esperienze e principi, ecco l'approccio sui feedback. Ho visto che ci sono stati anche altri interventi che hanno parlato di feedback seguendo dei modelli ben precisi di Arti e Timpoli, quindi che non sto a ripetere, ma proprio perché si vuole guidare lo studente nel migliorare la sua performance da un primo un primo impatto con degli esercizi a effettivamente poi senso, tramite delle procedure di risoluzione guidata degli esercizi lo studente può poi migliorare la propria comprensione degli argomenti e dei contenuti del corso. Eravamo rimasti qui, diciamo, con alcuni esempi di contenuti, quindi relativi anche al calcolo vettoriale, ma visto in un contesto, qui non si capisce forse molto, era un testo scritto dall'immagine, forse non si vede molto, quello centrale è legato alla velocità di un aereo, adesso c'è il simbolino piccolino dell'aereo, che invece subisce anche la spinta del vento, quindi anche lì deve fare la risultante di queste delle varie forze, dei vari elementi vettoriali che entrano in gioco, o anche se sono il calcolo in due variabili, per modellizzare anche delle superfici a livello proprio del passo del Monte Cilicio, che questo era l'esempio che avevamo portato. Allora vado avanti velocemente per non ripetermi, perché appunto ho parlato anche di supporto linguistico e quant'altro. Eravamo arrivati più o meno al learning object, ero arrivato al feedback, che appunto abbiamo utilizzato comunque un sistema per permettere di guidare gli studenti nella risoluzione, in un modo senso interattivo e adattivo, quindi in base alla risposta dello studente si apre degli scenari diversi di guida alla risoluzione o di engagement nei confronti dello studente. Ultimo aspetto che magari vogliamo evidenziare un pochino riguarda poi quello che Moodle permette dell'analisi dei dati, quindi abbiamo senso estratto un pochino i dati sulle visualizzazioni del corso negli ultimi 2 anni, perché abbiamo estratto a novembre, abbiamo fatto di recente anche l'estrazione, quindi negli ultimi 2 anni l'andamento ovviamente può essere variabile, ma quello che, diciamo, fa un po' anche ben sperare per gli obiettivi del corso, del progetto in cui è inserito, è ci sono anche proprio dei picchi di accessi, di visualizzazioni, anche nei momenti in cui, diciamo, si avvicina un pochino all'inizio di un percorso accademico, cioè proprio quel maggio-giugno, diciamo, gli studenti magari stanno decidendo un pochino qual è il percorso che vogliono seguire, non è detto che abbiano seguito esattamente proprio questo obiettivo, ma si fanno un'idea di cosa vuol dire seguire un insegnamento universitario, perché spesso questa, insomma, cambia un po' il paradigma dalla scuola all'università, quindi per rendere questa transizione più liscia, insomma, un po', diciamo, insomma, questi dati sembrano un po' evidenziare anche leggermente questo aspetto, poi ci sono mille sfaccettature che intervengono nelle idee e degli studenti. Qui alcune, diciamo, brevi conclusioni, però diciamo che ripetono un pochino quello che abbiamo delineato, diciamo, in questo incontro. So che non avete visto molto, però spero che siano stati utili. E noi siamo i contatti, ma se avete visto più volte, quelli che hanno collaborato, diciamo, in questa attività. Ringrazio molto il dottor Sacchetti, che ha dovuto fare l'esposizione. Senza poter usufruire delle slide che si era preparato. Io ci tengo solo a fare un brevissimo commento, poi invece invito le persone in aula che hanno domande a porle, e che tutto questo materiale è tutto liberamente utilizzabile. Questo è molto importante saperlo per tutti, per i docenti delle scuole, perché magari possono trarre ispirazione, scaricarsi qualcosa e utilizzarlo, oppure mandare anche proprio studenti e studentesse loro a fare delle attività. È utile appunto a tutti quelli che si stanno, diciamo, intanto stanno studiando e vogliono approfondire, oppure vogliono anche orientarsi, come ha detto Matteo, ma veramente adesso Dottor Sacchetti ha parlato dell'insegnamento di mathematical modeling, anche perché di formazione siamo matematici, ma
i contenuti di questi circa a brevissimo sono oltre 60 open online course, spaziano dalla filosofia al diritto alle lingue straniere, ci sono moltissime lingue. Stamattina c'era un bel intervento sullo spagnolo, si trova prima annualità di francese, spagnolo, portoghese. Quindi è un invito a visitare questa piattaforma e anche eventualmente a segnalarci, perché chi visita va, si entra con un social o un Facebook o una mail di Google, anche a segnalarci magari eventuali osservazioni o anche interessi, perché l'università continua a investire nella realizzazione e magari c'è qualcosa che può essere di interesse. Chiedo ai presenti se c'è qualche osservazione o qualche commento. Non ne vedo. Allora io ringrazio ancora il dottor Sacchetti, nonostante tutto riusciamo, tutte diciamo, le varianti del caso, siamo comunque puntuali. Adesso dovremmo riuscire, ed era anche forse il motivo per cui hanno lavorato da remoto, chiedo però magari se vuol farlo lei, mi dà una mano. Io intanto l'intervento prossimo dal titolo Corsi online su piattaforma Moodle sugli aspetti avanzati delle discipline di fisica e di scienze. Questo contributo è stato preparato dalla professoressa Brancaccio del Ministero dell'Istruzione e dal professor Settimio Mobilio dell'Università di Roma 3. Verrà, ecco che vedo la professoressa Brancaccio collegata, dovreste vederla anche voi. Ecco, avverrà a distanza, ecco, così abbiamo visto che hanno lavorato. Intanto chiedo alla professoressa Brancaccio se mi sente. Sì, vi sento bene. Allora, forse mi sente, ma siamo noi che non sentiamo ancora lei. Ah, ecco. Ah sì, perché prima c'era l'interferenza, giusto? Adesso vediamo se riusciamo. Quindi, in ogni caso, vediamo un altro intervento legato questa volta alle discipline STEM, la fisica in questo caso e le scienze, che utilizzano appunto Moodle per diciamo la formazione professionale dei docenti, e quindi direi che si lega molto bene anche agli interventi che sono stati fatti nella sessione precedente. Direi che arricchisce un po' a 360 gradi. Professoressa Brancaccio, mi sente? Io vi sento, sì. Allora, noi sentiamo anche lei adesso, quindi può partire. Condivido lo schermo. C'è un ritorno. Ma adesso io mi zittisco e se condivide le. Puoi condividere le slide, Anna? E io chiudo il mio microfono. Bene, penso che le vediate. Datemi una conferma della condivisione dello schermo. Tutto perfetto, Anna, vai pure tranquilla. Perfetto. Ok, buongiorno a tutti, grazie per questa presentazione, la possibilità di fare questa presentazione. Come diceva la dottoressa Marchisio, sono Anna Brancaccio, sono un dirigente del Ministero dell'Istruzione, in particolare della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici e della Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione. Presento oggi un corso, anzi sono più corsi, che abbiamo progettato, e adesso li presenterò, e prima di questo vorrei fare appunto una regressione sul perché abbiamo intanto costruito questi corsi online e poi perché abbiamo usato Moodle come sistema LMS per realizzare questi corsi. La scelta di utilizzare Moodle ovviamente risiede nei vantaggi che il sistema offre, il fatto che sia open source
ma soprattutto perché è un eccellente sistema nel campo educativo, perché rende l'apprendimento dinamico e interattivo. Ovviamente ci sono i forum, ci sono le chat e c'è tanti altri strumenti, ma soprattutto permette di collaborare con gli utenti. Il corso si sviluppa appunto su una piattaforma, vedete l'indirizzo dell'URL, e sostanzialmente abbiamo intitolato Alta Formazione Online, perché affronta sostanzialmente argomenti di fisica moderna. Qui vedete, li ho elencati, il corso è costituito da 6 moduli di fisica quantistica, relatività ristretta, fisica delle particelle elementari, fisica della materia condensata, ottica quantistica, astrofisica e cosmologia. Quindi è un corso molto ricco, e sostanzialmente prevede un impegno complessivo pari a 120 ore studente. È iniziato nel maggio del 2016 e ad oggi abbiamo formato 1600 studenti. C'è anche una parte di scienze, la biologia, chimica e scienze della terra, che qui non ho elencato, ma ovviamente andando sul sito è possibile reperire. Quindi questi corsi ci tenete a precisare che sono stati organizzati nell'ambito del progetto LSOSA ed è a cura del Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3 e sono ovviamente promossi dalla nostra direzione generale, sono finanziati dal Ministero e sono rivolti ai docenti ovviamente di fisica e di scienze che intendono acquisire una visione completa degli argomenti avanzati della fisica e delle scienze. Quindi con la finalità di insegnarli nella scuola secondaria di secondo grado. Quindi ci rivolgiamo a questo livello di formazione. I partecipanti ai corsi sono organizzati in classi, ecco quindi la potenzialità di Moodle, e possono usufruire delle lezioni nei tempi e nei luoghi che preferiscono, ma soprattutto anche usufruire di interventi di tutoraggio asincroni rispetto alla fruizione delle lezioni. La struttura dei corsi, i corsi sono strutturati in moduli, ciascuno dei quali è costituito da più video lezioni. Le video lezioni sono registrate con ripresa del docente e dei lucidi con l'argomento spiegato. In basso vedete uno screenshot della lezione del professor Mobilio che con me ha preparato questo paper. Sono in formato multimediali, quindi contengono video, testi e infografiche. E poi, molto importante, su cui mi vorrei soffermare nelle slide successive, è la valutazione dell'apprendimento dei corsisti e quindi fare una riflessione sulle potenzialità di Moodle proprio sulla valutazione dell'apprendimento dei corsisti. Quindi, perché questo? Questo ci abbiamo molto riflettuto a livello ministeriale, che la tecnologia digitale permettono una valutazione molto più semplice, perché rendono accessibili sia i risultati sia le dinamiche partecipative e collaborative messe in atto. Quindi, e poi consentono molte funzioni di feedback in tempo reale, in itinere, e i fruitori stessi dei corsi possono ripercorrere a ritroso il loro percorso e riflettere sui miglioramenti. L'ambiente Moodle, come ben tutti sappiamo, offre forme di valutazione basate su domande organizzate in test strutturati e vedremo che in questo caso è quello che noi utilizziamo, ma è possibile anche in forme più complesse per fare una valutazione autentica, cioè di un compito autentico. Il Ministero sta spendendo molte energie sul veicolare nella scuola questa valutazione autentica, anche nell'esame di Stato finale della secondaria di secondo grado, del liceo in particolare. La valutazione quindi in LS Edu come si svolge?
Ovviamente si utilizzano test a risposta multipla che sfruttano appieno quindi le potenzialità della piattaforma. Si parte da un database di quesiti strutturato in contenitori e la piattaforma consente di organizzare una prova scegliendo a caso un numero prestabilito di quesiti da ciascun contenitore. Quindi questa è la cosa molto importante. Perché in questo modo è possibile proporre prove di valutazione diversificate ai corsisti e l'uguale livello di difficoltà delle prove è assicurato proprio dalla tipologia di quesiti che compongono i contenitori che hanno tutti difficoltà equivalenti. La prova si può fare quindi per ogni lezione, fanno un test di autovalutazione, ma la cosa importante è che non blocca comunque l'avanzamento del corso. La cosa molto importante è che il corso rilascia anche dei CFU e la prova prevista per conseguire i CFU è sempre basata sulle potenzialità di Moodle, anche se svolta in presenza. Quindi i corsisti vengono ospitati in una struttura unica, più strutture uniche in tutta Italia, e comunque la prova viene svolta online. Sfrutta lo stesso database delle prove di valutazione intermedie e ovviamente opportunamente integrato e soprattutto in questo periodo di pandemia ha permesso svolgere la prova ovviamente non tutti in presenza, ma ognuno nel proprio ambiente, utilizzando questo strumento che è Lockdown Browser, che oltre a riconoscere le persone connesse e registrare la prova, impedisce l'uso del computer per operazioni diverse dallo svolgimento della prova su Moodle. Il software utilizzato da Roma 3 è quello di cui vedete l'URL, e deve essere installato, ognuno deve installare sul proprio dispositivo e il test su Moodle è infatti configurato per richiedere l'avvio in automatico del Lockdown Browser. E lo stesso Lockdown Browser è utilizzato da Roma 3 per i test di accesso sostanzialmente alle varie facoltà. Allora, diciamo che sono andata avanti, ma volevo spendere due parole rispetto al progetto LSOSA, che eccolo qua. Il progetto LSOSA è un progetto molto importante, è nato un po' come il PPS, è nato nel 2013, quindi esattamente un anno dopo, e sostanzialmente risponde a delle esigenze che il Ministero ha rilevato, che nelle scuole c'è poca consuetudine ed è anche gli insegnanti hanno poca consuetudine con il laboratorio e ovviamente molte scuole non hanno strutture adeguate, però invece di pensare al laboratorio in maniera tradizionale, cioè come luogo attrezzato, un luogo dove fare misure di verifiche di leggi, sostanzialmente il laboratorio deve essere inteso non come un luogo fisico, ma proprio come un'attitudine ad osservare il mondo circostante e gli eventi in modo scientifico. Si basa quindi anche su un concetto di laboratorio povero, quindi realizzato con materiale che è facilmente reperibile e i cui costi ovviamente sono molto ridotti, e questa piattaforma è un repository, quindi non ci sono classi virtuali, ma è un repository in cui vengono memorizzati esperimenti realizzati dai docenti, esperimenti autografi, quindi non riprodotti da internet o da libri o quant'altro. Quindi i docenti
ti progettano questi esperimenti. Gli esperimenti vengono validati da una commissione in cui appunto c'è l'università, ma c'è anche la docente di scuola secondaria di secondo grado, e quindi per questo repository permette a tutti gli altri docenti di attingere per portarli in classe e quindi riproporle ai propri studenti. Proprio all'interno di questo progetto noi ci siamo accorti della mancanza di aggiornamento proprio dei docenti su queste tematiche di fisica e tematiche anche di scienze, di biologia moderna, di chimica avanzata e anche di scienze della terra. Quindi sostanzialmente all'interno dello stesso progetto, anche con un'attività di laboratori itineranti che abbiamo portato in tutta Italia, è venuta fuori forte questa esigenza. Quando è venuta forte questa esigenza, abbiamo progettato appunto questi corsi ed abbiamo scelto proprio la piattaforma Moodle per la realizzazione, per i motivi che ho spiegato prima. Bene, io credo di aver finito la presentazione e ringrazio dell'attenzione. Grazie, Anna, spero che mi senta. Sì, eccoci. Allora, chiedo intanto se ci sono dei commenti, delle osservazioni per la domanda, per la professoressa Brancato. Io ovviamente mi faccio da tramite nel caso ci siano. Mi sembra molto bello anche questo intervento che si lega comunque alla formazione di nuovo dei docenti, sia attraverso il progetto LSOSA, sia attraverso questi corsi, che forse a differenza di altri interventi, questi corsi, avete sentito, rilasciano anche dei CFU, di conseguenza la necessità anche di avere un sistema di proctoring per far effettuare gli esami, utilizzati ovviamente nel periodo di pandemia. Se c'è qualcosa, sì, c'è un'osservazione, prego. No, sì, 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 domanda. Cioè. Quindi parlava dell'esercizio abitativo, citava i test, che sono dei feedback oggettivi, ma parlava anche di una forma più articolata e complessa con la valutazione dei compiti autentici. Sì. E nello specifico volevo sapere cosa avessero già attivato i medici. Provo a trasferirlo. Io non ho sentito, quindi. Te la ripongo io, mi corregga se ho perso qualcosa. Dunque, c'è una persona che è interessata alla valutazione di compiti autentici all'interno di questi percorsi online. Chiede se gentilmente puoi aggiungere qualche elemento per avere qualche informazione maggiore. Dunque, in realtà all'interno dei corsi non l'abbiamo realizzata questa valutazione autentica, perché utilizziamo dei test proprio per velocizzare all'interno delle singole lezioni, dei singoli moduli, per velocizzare. E c'è in studio la possibilità di creare, proprio perché ce l'hanno chiesto i docenti, di creare dei compiti contestualizzati sostanzialmente, e a quel punto creare degli indicatori, una rubrica di valutazione sostanzialmente online, che permette di fare questa valutazione autentica. Tutti i compiti autentici, che quindi sono compiti complessi, ovviamente non si fanno nell'arco di un'ora o due ore, ma si studia il progetto sostanzialmente. E tutti i compiti autentici, per essere valutati, hanno bisogno di una rubrica di valutazione. E quindi non è soltanto progettare il compito autentico, quindi la prova contestualizzata, ma è anche quella di scontro, di trovare, progettare qual è la rubrica di valutazione, cioè gli indicatori di valutazione, i descrittori di valutazione, e quindi poi produrre una certificazione che permette di definire il livello della prestazione fatta dal docente. Questo è in studio, ancora non l'abbiamo realizzato, proprio perché è più complesso come valutazione, ma è il prossimo sviluppo di
questa piattaforma. Grazie Anna. Se c'è qualche altra richiesta o... Altrimenti io ringrazio la professoressa Brancato che ovviamente può continuare a seguirci a distanza e procederei con... Grazie, grazie a voi. C'è stato l'applauso per te Anna, non so se l'hai sentito, ma grazie, poi, rimani, fa piacere che insomma rimani, che tu avevi l'accesso privilegiato come speaker. Il prossimo intervento riguarda Moodle, la versatilità di utilizzo e di esperienze a servizio della didattica. Ecco, chiederei ai relatori il contributo di Luca Basteris, Mirko Biagioni, Maria Cristina D'Aperno, Carlo Raimondo, Gabriella Rosso e Aldo Ribeiro. Allora, lascerei un posto là, così lascio lo spazio. Potreste trovare un po' di... Allora, mi presento, io sono il professor Luca Basteris, insegno al liceo Peano Pellico di Cuneo insieme alla mia collega, la professoressa Cristina D'Aperno. Io sono anche da quest'anno insegnante delle equipe territoriali formative, non so se qualcuno di voi lo conosce, sono 200 docenti in Italia e 13 in Piemonte, che abbiamo un po' il compito di diffondere, innovare, formare i colleghi, ma anche innovare un po' la didattica, che è forse l'aspetto un pochettino più problematico, come vedremo poi anche dopo, nella proposta di Moodle della nostra scuola. Ma noi 3 anni fa, prima del Covid, noi avevamo già Moodle implementato dentro il registro elettronico e abbiamo fatto una scelta di dire vabbè, abbiamo delle risorse, passiamo a farci un nostro Moodle. Quindi abbiamo preso un server, non di grandi pretese, ma comunque la cosa va limitata, e sopra questo server il collega informatico, il professor Biagioni, ha installato 2 Moodle, uno per la gestione interna e uno per i corsi esterni. E questo ci ha permesso da un lato di essere autonomi. Il nostro grande problema era che quando noi andavamo a dire all'azienda facci un corso, ci passava quasi un anno e noi avevamo esigenze, e poi era blindato ai nostri studenti interni. Quindi avere un Moodle nostro, tra virgolette, non è tanto perché era nostro, ma ci ha dato sicuramente una flessibilità per inventarsi cose e poi andremo a vedere. Quindi possiamo classificare il test di Moodle su 3 tipologie di servizio. Allora, il primo è quello per l'attività curricolare tradizionale. Questo abbiamo copiato come strutturarlo dall'azienda che ce lo faceva, ce lo vendeva all'interno del registro elettronico. Quindi ogni docente, per ogni materia, per ogni classe che ha, vede un corso e quindi gli studenti vedono un corso per ciascuna delle materie che hanno. Fine. Quindi molto, molto, molto semplice. In più si vedono tutti i corsi passati. Top. Quindi una gestione, direi, molto, molto semplice. Come sono gestiti questi corsi? Dipende dal docente. Noi avevamo un utilizzo, quindi Moodle già sul server non di nostra proprietà da 7-8 anni, con un accesso del 10-12%, vuol dire 12 docenti su 100 della nostra scuola che lo usavano. Quindi quasi alcuni non sapevano manco che c'era il pulsante sul registro elettronico. Okay? Con la pandemia, e poi andremo a dire qualcosa nei pro e contro, qualcosina è cambiato. Fondamentalmente, soprattutto alcuni dei docenti che sono quelli che con noi nel gruppo di lavoro hanno scritto, per cosa è stato utilizzato? Ma principalmente come repository. Alcuni docenti hanno sperimentato la risorsa lezione, che è un pochettino più interattiva. Poi il materiale si è cercato di realizzarlo, soprattutto in periodo di Covid, più in maniera gradevole. E poi sono state sperimentate anche alcune risorse di workshop, glossario, e poi faremo un'osservazione sui quiz. Che è un po' come pesciolino per cercare di attirare dei colleghi a usare. Anche se è brutto dire, perché hanno dei quiz con un Moodle, con una piattaforma che sarebbe... servirebbe per tantissime altre cose. Ecco, quella è la nostra analisi, quindi, di usare il Moodle nell'attività curricolare. Partiamo
dal momento del Covid, che, quindi partiamo dal contro. Il primo impatto è stato che nella modalità di, nel momento dell'emergenza i colleghi hanno detto: ma cosa facciamo? Cosa facciamo? E noi abbiamo detto: ma ci abbiamo già Moodle, quindi passiamo tranquillamente a Moodle come ambiente in cui riporre i materiali. E questo è in quelle settimane però di panico che c'è stata nella scuola italiana, e noi avevamo le email, quindi la gestione quindi delle mail sul dominio Gmail, e in realtà ha reso molto facile dire: ma andiamo su Classroom. Quindi la scelta è stata quella: non fermiamo, cioè non obblighiamo, la parola obbligo nella scuola italiana, nella secondaria non c'è, quindi non obblighiamo nessuno a dover fare una scelta, quindi abbiamo scelto il doppio binario. E questo ha spostato la maggior parte dei docenti a andare su Classroom, che è ritenuto dalla maggior parte più facile, più intuitivo, anche se è un'altra cosa. Cioè, alcuni colleghi quando dicono devo andare su Classroom, in realtà stanno pensando al Meet, cioè tutta un'altra cosa. Quindi figuriamoci Moodle, che è ancora un'altra cosa rispetto a Classroom. Poi altri contro, Moodle ha tante funzionalità, che era una delle cose che ci spingeva a passare al nostro Moodle, cioè quello che ci forniva il registro elettronico era un Moodle bloccato, cioè aveva poche funzionalità, non erano tutte attive, noi adesso le possiamo attivare tutte. E invece molti, vedendo tutte queste funzionalità, dicono: ma io sul Classroom devo mettere il materiale, devo fare un quiz, fine, boh, va già bene. Tra l'altro c'ho già anche il link del Meet all'inizio, non devo neanche andare in calendar, perché c'è anche in calendar, si può andare. Cioè, queste sono le domande medie, di più della metà del corpo docente. E poi l'altro conto è che le verifiche in DAD in realtà sono state rivolte, molte volte quando sono state rivolte alle conoscenze, è ovvio che in DAD copia, e quindi i docenti sono accorti che online si copiava. Pro, e qui torno ai quiz. I quiz sono stati invece uno dei modi per convincere molti docenti a passare a Moodle, perché ci si è accorti che sono corretti in automatico, mi faccio il mazzo a fare la verifica, ma poi sono corretti in automatico, non ho più tempo da perdere tempo a correggere. E quindi è stato un po' colto come dirto: guarda che Moodle ti può agevolare. E questo ha creato da parte un po' di entusiasmo, ma in realtà se Moodle è ridotto solo a fare le verifiche, quindi andando a vedere su alcuni profili di alcuni docenti c'è solo 3-4 verifiche, quindi è usato solo come ambiente per fare compiti in classe. Anche qui, se fate in presenza, perché se fatti a distanza, poi se le domande vengono ridondate, cioè vengono riproposte alla seconda classe, la seconda classe, se sono uguali, le sa già tutte. Ma come fanno già a sapere? Ma certo, i ragazzi registrano al monitor. Invece nella DAD, per alcuni docenti, soprattutto nelle materie scientifiche, è stata veramente una marcia in più. Perché con alcune applicazioni come Formulas si è ridotto, non dico quasi a zero, il numero, cioè la quantità di copiature. Infatti, nella mia materia di insegno fisica, è l'unica materia con insufficienza durante la DAD. Ma non perché io, alla fine, tutte le altre, c'è un 9, dove fisica l'abbandono, tanto ce le, non li non posso copiare, quindi alla fine, alcuni non ci provo neanche, quasi in bianco. Che non è vero. E poi, vabbè, l'accessibilità, anche la possibilità di avere un ambiente, sicuramente un valore aggiunto. Nel momento che io faccio un corso e ho tutto linkato lì, quest'anno non siamo più in DAD, ma studenti magari che sono ospedalizzati ci sono. Avere tutta la risorsa di 2 anni disponibile e veloce con un backup sicuramente è un grande vantaggio per la didattica, anche quella tradizionale. Secondo invece l'utilizzo di Moodle, visto che avevamo il Moodle, proviamo a erogare delle MOOC su un progetto nazionale. Quando io intendo azione 15 e azione 25 sono 2 azioni del PNSD, azione 15 formazione studenti, azione 25 formazione docenti. Su queste 2 azioni abbiamo provato a fare 2 corsi, uno sull'information literacy rivolto a studenti e docenti e l'altro invece che è ancora inattivo ad oggi sulla montagna solo per le scuole del Piemonte, per la scuola media. Allora, questo primo corso, questo è stato ultimato. Abbiamo commissionato, quindi il materiale è stato commissionato non a docenti della scuola, ma a esperti, in particolare giornalisti, e già ci siamo accorti che quando il materiale lo facciamo noi è più scadente che non la personale più specializzata, quindi magari con meno esperienza nel mondo scuola, ma sicuramente materiali di più alto livello. Questa almeno nella nostra esperienza, e anche per quello cominciamo a dire cerchiamo
persone che possono pensare ad attività su Moodle o comunque da erogare a distanza, di, non solo di provenienza dal mondo scuola, se no altre volte continuiamo a riscrivere un po' sempre le stesse cose. Abbiamo dato quindi ai formatori questa scaletta, dovevano avere per ciascun modulo, quindi abbiamo declinato la problematica in 4 moduli, ogni modulo abbiamo detto fai 5 sottomoduli, 5 lezioni. Ogni lezione doveva essere declinata da un video, da una dispensa e poi da delle mini domande per passare al modulo successivo. Quindi abbiamo sperimentato anche i moduli per step. Qual è una delle problematiche di questo coso per step? Beh, prima di tutto che già i docenti questa cosa non andava bene, ma devo rispondere alle domande, sto sbagliando. Quindi un'ansia da prestazione enorme da parte dei docenti che ho frequentato un corso a distanza. Delle pretese, cioè magari hanno fatto tutto l'ultimo della scadenza e poi pretese, ma ho caricato il documento, cioè sabato magari alle 5 del pomeriggio ho caricato un documento, la domenica sera già l'email a dire... ma non è ancora stato corretto il compito da parte del tutor, ma il tutor non è che giorno e notte, è vero che siamo a distanza, non è che è sempre lì. Quindi alcune pretese di più dal mondo docente che non in realtà dal corso invece che era rivolto agli studenti. Questo invece è il secondo progetto, è ancora in fase di attuazione sperimentale. Avremo una parte in cui, anzi, è più l'obiettivo di questo progetto è di portare gli studenti al Goal 15 dell'Agenda 2030, cioè alla montagna, invogliarli alla montagna, però passando attraverso metodologie esterne. E quindi ci saranno, sulla piattaforma ci sono già delle esercitazioni molto semplici, con materiale relativamente povero, in cui i docenti possono prenderla e farla nella propria classe, oppure come abbiamo fatto qui in piazza, l'abbiamo proposta con attività peer-to-peer fisicamente nella piazza, e poi ci, su ogni singola di queste 8 tematiche delle mini mock che adesso proveremo a sperimentare con gli studenti, in questo caso della seconda media. Facciamo due esempi di alcuni moduli, per esempio sulla tecnologia, io mi occupo del modulo sui droni, con dei droni da 100 euro, quindi accessibili a qualsiasi scuola. Pensiamo a una tecnologia che in realtà nasce in ambito di guerra, quindi con un aspetto un po' più negativo, però vogliamo provare come la tecnologia dei droni in realtà ha un aspetto ad oggi positivo, quindi per la mappatura del territorio, per cercare dei dispersi, quindi come un qualcosa bellico può in realtà avere un risvolto anche positivo. E con un po' il game indietro, perché il fatto, come abbiamo quando abbiamo provato a fare i laboratori, gli studenti che figo, stiamo giocando con il drone. Quindi c'è anche un po' l'aspetto ludico alle spalle, che è anche importante. Sì, tra gli altri moduli, per esempio quello sul coding l'abbiamo un po' impostato a partire il gioco di parole delle api, perché chiaramente è la B-bot della Lego, e quindi per esempio quando l'abbiamo presentato in piazza gli studenti sono partiti dal coding unplugged con i pennarelli, quello che si può fare ovunque, a poi usare le appine e poi usare per esempio la pallina, oppure ad esempio per giocare un po' sulle proprietà della materia. Abbiamo fatto un laboratorio sulle bolle di sapone andando a fare quantità industriali di soluzione per bolle di sapone con i ragazzini che poi hanno provato le proprietà chimiche e fisiche. Quindi qui speriamo di arrivare a raggiungere numeri un po' più elevati di persone. Vantaggi di queste mock che abbiamo provato è il fatto che effettivamente siano state argomenti e metodologie effettivamente innovative. Il vantaggio che ci aspettavamo e che appunto è abbastanza funzionato del fatto che l'utente fruisce quando vuole, andando a vedere la tracciatura degli accessi si vedono effettivamente cose particolari, la gente che si collega la domenica mattina, il sabato sera, gli studenti ovviamente tutti a 2 ore dalla scadenza della consegna del compito, ma questo credo sia abbastanza normale, l'abbiamo già visto anche noi quando si frequentano i corsi online. I contro, vabbè, le consegne sul primo modulo le hanno trovate troppo impegnative, troppo lunghe, c'è stata dispersione attorno al 60%, però poi ho sentito in questi giorni che più o meno le medie sono anche maggiori, quello che il collega accennava già, le maggiori richieste di differimento delle consegne, di velocità nelle risposte, di giustificazioni varie sono arrivate più dai docenti che dagli studenti. Il grosso problema che abbiamo invece
nelle attività con le scuole medie soprattutto, e che tutti con la pandemia hanno dotato gli studenti di Gmail dedicate, ma che sono bloccate, e quindi questo crea dei problemi sia nel farli registrare su piattaforma, su Meet è ancora peggio, e quindi questo è un problema da risolvere, perché altrimenti ogni volta che si devono registrare o l'amministratore delle scuole riesce a sbloccarlo oppure è un problema. Ultima attività, e velocizziamo. Abbiamo provato su questi ultimi due progetti che presentiamo a usare Moodle come repository, quindi effettivamente per deposito di materiale legato a dei corsi. Quello di Futura IA e Digital Citizenship è un corso che stiamo gestendo noi. Abbiamo richiesto il materiale che adesso sta finendo di essere consegnato dalle società che ce lo stanno predisponendo, e poi sarà rivolto potenzialmente ai docenti di tutta Italia. Sono una serie di, abbiamo declinato la tematica dell'intelligenza artificiale in una quindicina praticamente di sottotematiche, arrivando fino a quasi una trentina di titoli sostanzialmente, in cui abbiamo chiesto in parte a dipartimenti universitari di produrre materiali, in parte sono docenti della nostra scuola, in parte aziende esterne, proprio per avere un po' questo mix di fonti diverse, perché abbiamo visto che è molto più arricchente. I docenti troveranno, entrando in piattaforma, il kit dispensina per il docente, mini video pillola da proporre in classe, attività da fare praticamente a costo zero, perché una delle prime richieste dei docenti è di non dover far comprare materiale a scuola. L'altro invece siamo sostanzialmente, è un po' uno dei primi casi in cui il nostro Moodle viene usato come repository per un corso parzialmente esterno, che è quello per i docenti referenti per il patentino per lo smartphone organizzato dalle AS del Piemonte, e che in questo momento è quello che ha più ha funzionato meglio sull'accesso, perché abbiamo già più di 100 docenti che sono registrati. Sì, abbiamo scoperto che il mondo scuola per una volta era più avanti di altre pubbliche amministrazioni. Sì, quindi, anche se poi non stanno scaricando il materiale, però perlomeno sono collegati, perché è uno dei grandi problemi che la gente pone al accedere, e che bisogna registrarsi e ricordarsi la password, e ci vuole un tutorial ogni volta o telefonico o su Meet per spiegare come recuperare la password, però prima o poi ce la possiamo fare nell'ambito scuola. Resta dire che abbiamo grazie mille, avete concluso la sì. Chiedo ai presenti se ci sono osservazioni o domande anche su questo intervento, mentre vediamo anche immagino il gruppo di lavoro, il team digitale, il gruppo di lavoro. Mentre guardo se qualche domanda, prego. Sì, l'osservazione, tanto complimenti per il lavoro e le azioni che scelte per parlare di un'azione in generale. L'osservazione è un po' quella legata anche alle osservazioni un po' più di colore, no? Legata all'approccio di tutti noi docenti, scuola secondaria almeno. Anch'io nella mia esperienza, sono stato formatore, ma sono stato per il sfasamento totale rispetto a, so, penso anche alle competenze chiave o al compendio, no? Sono ovviamente dei framework che dovrebbero guidare la situazione, anche gli altri, no? Quindi sono strumenti che noi dovremmo in un senso, e poi dovremmo essere anche un po' l'esempio incarnato, un po' termine. Si capisce poi come riusciamo a essere quell'esempio di questo tipo quando ci mancano dei fondamenti anche a livello proprio concettuale, no? sul digitale. E poi appunto questa polarizzazione degli scelti. Piastro. Credo anche a lavorare un po' di cultura digitale in senso lato, un po' imparare sì, su questo secondo me è un problema chiaro.
legato a Moodle, ma in generale al digitale nella scuola. Finché lasciamo la cioè, noi insegnanti di materie scientifiche siamo in minoranza sul corpo docente generale. Quindi noi dobbiamo lavorare nella politica di diffusione di Moodle, delle piattaforme, ma così anche delle attività, metodologie didattiche innovative, con un linguaggio che tolga le parole digitali o troppe tecniche. Se non arriviamo a colpire su questo, noi falliamo. La scorsa settimana abbiamo fatto un incontro sull'intelligenza artificiale, dove si parlava di come gli algoritmi possono essere o meno discriminatori. Ecco, solo perché nel titolo c'è l'intelligenza artificiale, in realtà non si è parlato niente di informatica, assolutamente. Era il Dipartimento di Informatica di Genova che ne parlava, ma non hanno parlato di cose etiche, sociali, quindi che avrebbe potuto interessare molto di più un docente di filosofia, storia, di italiano, ma solo perché nel titolo abbiamo usato intelligenza artificiale, abbiamo avuto 10 login sugli streaming in diretta dei docenti. Quindi un fallimento dal punto di vista della partecipazione. Dobbiamo cambiare la metodologia con cui presentiamo le cose, perché sennò viene vista che è un qualche cosa che i docenti di materie scientifiche presentano, e non cambiamo la scuola italiana. Forse, se mi permettete un commento, penso che l'AIUM possa avere anche un ruolo importante come associazione, poi le do subito la parola, su due temi. Il tema, ovviamente, in questo vostro intervento grazie, interessante, che riguarda appunto l'aggiornamento docente, forse bisognerebbe fare anche una politica del Ministero per diciamo riconoscere anche nei docenti l'impegno che devono dedicare per comunque ripensare e riprogettare la propria. Io penso che questo sia un tema molto importante, perché altrimenti tante difficoltà che sono state espresse prima, anche resistenze, magari anche con una politica ministeriale sia importante. Un'altra cosa che mi viene in mente è che ci sono realtà differenze molto belle in tutta Italia, come tutti i progetti di cui avete parlato, dovrebbe essere anche una specie di, chiamiamolo, di hub, perché adesso si parla anche di hub, ma in un posto comunque, quando c'è ministeriale, in cui uno possa anche segnalare e mettere i link, perché altrimenti tante belle iniziative sono poco conosciute. Quindi dovrebbe esserci anche una politica, una visione, dire bene, ci sono delle cose che partono dal ministero, ci sono altre che partono dalle scuole, ma per esempio in questo spazio io docente posso trovare. Questi sono i due pensieri che sono, e penso l'AIUM possa avere anche un ruolo da questo punto di vista. C'era ancora un commento, poi stringiamo perché ci sono gli altri interventi. Beh, era curioso vedere racconto la vostra esperienza che noi abbiamo vissuto moltiplicata per tre ordini di grandezza. Io porto l'esperienza vissuta in Svizzera, un vicino che ha adottato dalle scuole d'infanzia alle scuole superiori per tutti. E non c'era, quindi obbligatori. Quindi in Svizzera si può. Cioè, non c'era possibilità di andare anche in Italia. Da lei non, in Italia non si può. Però chiaramente abbiamo avuto enormi critiche e di resistenze da parte del docente, ma anche delle famiglie per la posizione di Moodle. La carta che per noi è stata in parte vincente nel sbloccare la situazione, arrivare a uno scontro frontale, è stato uno cercare il più possibile di dare un riconoscimento ai docenti per l'impegno nella formazione, quindi rientrava nel progetto di formazione continua dei docenti, il fatto di capire come usare questi strumenti. Un altro aspetto che è stato fondamentale è riportare il discorso dagli strumenti alla didattica, per mettere sempre al centro l'impostazione didattica del docente, cercare di fargli specchio, soprattutto nel periodo di pandemia, su quelle che erano le possibilità di sviluppare comunque la sua modalità di lavoro, e quindi vedere nel digitale non qualcosa che si aggiungeva appesantiva al suo lavoro, ma semplicemente che glielo poteva facilitare. E questo anche poi quando a regime noi siamo tornati prima dell'Italia in aula, questa cosa che pensa che si decide di chiudere per ultimo le scuole invece che le altre attività, quindi siamo ritornati in aula prima,
l'idea di cercare di portare questo discorso anche in presenza, quindi l'applicazione digitale sempre aderente a quello che Molto interessante anche questo, diciamo, confronto con un'altra esperienza, lo dico perché magari chi è in primis non sente anche, e che ha riportato docente, tanto mi ha per lasciare passare il relatore che tutti preparano i successivi, questa esperienza di un altro paese che comunque io penso che, come è stato detto anche stamattina, probabilmente molti di voi, sentite le presentazioni, possono mettersi anche in contatto proprio per diciamo, rafforzare questo confronto che è sicuramente rispetto. Io, grazie alle relatrici che mentre prendo posizione le presento, il tema che ci accomuna qui è la formazione di personale che è importante, quindi darei la parola a sì, ecco, grazie perché io comunque leggo per dovere tutti e tre, insomma, il contributo è stato presentato da Sara Cantarucchi, Melinda Cipolla e Maria Ferraioli. Il titolo è Io, Noi, Organizzazione, un percorso formativo immersivo per il personale riunito. Siamo a Torino, ovviamente l'università ha organizzato ed è un'università, lo sapete, tra i quattro grandi atenei italiani, quindi c'è una ricchezza anche di esperienze tra le direzioni e tra i dipartimenti che sicuramente questo edizione di benvenuto può arricchire Buongiorno, io sono Maria Ferraioli, vi racconto in due parole qual è il contesto all'interno del quale si è sviluppato questo progetto. Il nostro Ateneo nel 2017 ha scelto di fare un grande processo riorganizzativo e in occasione di questo processo è partito un progetto formativo di accompagnamento che si chiama Guidare il cambiamento e che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale, tutte le persone che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno del nostro Ateneo, parlo del personale tecnico amministrativo. A un certo punto ci piaceva sia condividere con tutto il resto del personale quello che stava avvenendo e sia dare formazione anche alle persone che in quel momento della loro vita professionale non stavano ricoprendo un ruolo di responsabilità. E quindi abbiamo immaginato questo percorso che è stato fatto come anche progetto Guidare il cambiamento in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia del nostro Ateneo e quindi di nostri docenti e di persone che collaborano con il Dipartimento. Lascio la parola a Sara, che è la responsabile del progetto formazione dell'Ateneo. Gli obiettivi del corso erano di, soprattutto di poter, come diceva Maria, ampliare la conoscenza e le competenze competenze trasversali, comportamentali, soft skill, chiamatele come volete, per tutto il personale che quindi non aveva partecipato ai molti corsi dedicati ai responsabili e alle responsabili di Ateneo. La struttura di questo percorso è un po' dantesca, quindi è 3-3-3, quindi abbiamo tre sezioni che sono io, noi e organizzazione, tre temi, motivazione, soddisfazione e competenza, e all'interno di ogni tema ci sono dei contenuti e sono anche questi classificati come fare, vedere e leggere, in particolare. Sono delle attività che le persone che frequentano il corso possono appunto svolgere, vedere, ci sono delle pillole video, dei piccoli blog o degli estratti di film e leggere invece ci sono dei contenuti a volte anche corposi perché sono articoli o parti di libri che trattano i temi presentati. Abbiamo scelto come struttura una struttura a griglia con le icone. Abbiamo lavorato anche con, oltre che con la direzione sistemi informativi, anche con la sezione comunicazione che ci ha aiutati a scrivere
sia scegliere le icone che poi a realizzare il percorso di ingresso al corso, che vedremo più tardi. E appunto questi sono i contenuti, li abbiamo un po' detti, i contenuti del fare. E ci sono queste tre sezioni, ogni sezione è legata a dei temi, degli argomenti. Abbiamo deciso di dividerle così, quindi la sezione io e ciascuno e ciascuna persona, e quindi ci sono le attività di autovalutazione, di automotivazione, di autosoddisfazione, di competenze. Invece la sezione noi e il team, quindi spesso i gruppi, per cui era dedicato sia a chi aveva un ruolo di responsabilità con il proprio team, ma chi lavora in team, quindi lavora negli uffici. E poi c'è la sezione organizzazione, che è l'ateneo, l'organizzazione, quindi il focus è il dare anche il senso di appartenenza all'ateneo. Entrerei direttamente, anziché farvi vedere, questo è il virtual tour che abbiamo realizzato con appunto la sezione comunicazione. Si parte dal nostro palazzo del rettorato e ci sono già delle icone che ci accompagnano, c'è un video introduttivo che dà un po' le istruzioni proprio di come muoversi in questo tour, e poi si entra nel nostro orto botanico. E quindi ci si muove all'interno di questo tour e si entra nelle varie sezioni, no? Quindi ci sono presentate le tre sezioni, io, noi, organizzazione, e se si entra in io, sempre nel nostro orto botanico, ci piaceva così dare questo ingresso in un posto bello come il nostro orto botanico, che a volte magari è anche poco conosciuto anche da colleghi e colleghe, e in più l'idea dell'albero, della natura, di entrare in questo mondo di formazione. Da qua si accede direttamente alle, appunto, le abbiamo visti prima, quindi competenze, motivazione, soddisfazione, e quindi si accede direttamente a Google. Mi loggo solo un attimo, così vi faccio vedere le attività direttamente da qui. Avete visto delle figurine? Avete visto le foglioline in questo round per introdurre, entrare nel percorso di Moodle? Sono, caratterizzano la versione 2021, perché questo che ora vi stiamo facendo vedere è un percorso nella versione 2020, che nel 2021 è stata arricchita con contributi che poi Sara vi racconterà, e per rendere immediatamente riconoscibili quali sono le attività nuove abbiamo utilizzato questa icona della fogliolina, che non c'è solo nel round ma anche all'interno del corso. Ecco, questa è appunto la struttura del corso, quindi si arriva all'interno del corso, c'è una parte informativa in cui si racconta il percorso, si danno le istruzioni per navigarlo. Vi facciamo vedere giusto alcuni esempi di attività che abbiamo messo nel fare. Ad esempio, questa è una nuova attività, vedete che c'è la fogliolina che ce lo ricorda, e permette alle persone di, nella pagina successiva trovi le emozioni, e qui possono completare a seconda di ciascun colore l'emozione che ogni colore suscita. Dopodiché, come mi sento al lavoro, quindi siamo nell'io, quindi è la persona che deve compilarlo. Se la persona compila, c'è poi la possibilità al termine di esportare il testo, quindi di tenere anche traccia di quanto predisposto. Ci sono anche, come abbiamo detto, i questionari, quindi abbiamo preparato anche nella parte di competenze, quindi un'autovalutazione delle competenze suddivisi per i nostri ruoli in ateneo, quindi dai dirigenti a scendere fino a tutto il personale. Nel noi ci sono anche altre, le attività che ci sono varie, quindi abbiamo scelto di usare come attività spesso la 5P,
oppure dei questionari, oppure dei PDF modificabili, di modo che le persone potessero scrivere e dare, appunto, registrare i documenti preparati. Giusto un riassunto, il percorso dura del 2020, il percorso dura 24 ore. A questo percorso quest'anno partirà a metà dicembre il percorso nuovo e quindi aggiungeremo ulteriori 8 ore di formazione di materiali fruibili. Nel 2020 hanno concluso il percorso circa 400 persone, abbiamo avuto però più di 700 accessi, quindi anche in questo caso non tutti e tutte hanno finito il percorso, però hanno comunque navigato il percorso. Noi siamo certificati in qualità come istituzione formazione e la scala abbiamo anche ovviamente una customer di satisfaction della valutazione del corso ed è una media abbastanza alta. L'unica così nota che abbiamo ovviamente è emersa dalle customer è che le persone non erano abituate ad avere la possibilità di navigare liberamente all'interno del corso. Quindi avere un corso dove ti puoi muovere in attività diverse senza avere una consequenzialità ogni tanto ha un po' dato così un po' di confusione. E quindi questo era come abbiamo detto, la fogliolina, quindi nel 21 si arricchisce di tutte nuove attività che sono sempre mantenendo comunque la struttura, i temi e l'oggetto del corso. Grazie mille. Grazie e chiedo ai presenti se ci sono osservazioni o domande. Sì, prego. Si chiama Roundly ed è un'applicazione online. E comunque c'è il link, quindi avete scritto il link nel post. E i colleghi della sezione comunicazione sono andati praticamente a fare le foto sia al rettorato che all'orto e poi abbiamo montato insieme poi tutto Allora, intanto se ci sono altre osservazioni, altrimenti io intanto ti ringrazio perché devo fare i complimenti per il fatto che è stato curato, almeno da quello che ho potuto vedere. Voi avete visto un numero di partecipanti elevato, 700 accessi, non mi sembra ricordare 400 anni su. Questo fa anche parte del fatto che l'Ateneo di Torino è molto grande, quindi anche il numero, diciamo, di docenti, ma anche di personale tecnico-amministrativo è elevato. Ci sono 1.900. Eh sì, circa 2.000, insomma. Ecco, quindi è un ateneo molto corposo. Non so se noi docenti possiamo accedere, proverò a farlo, ma credo anche questa impostazione mi è piaciuta moltissimo, probabilmente può offrire anche molti spunti per aiutare anche quel tema che si chiama prima formazione docenti, anche cercare di fare magari delle riflessioni. Posso partire dall'io anche, dal noi come team, magari può anche aiutare a creare anche uno spirito di collaborazione. Penso a tutti i livelli, parlo a tutti gli università. Grazie ancora. Mentre le relatrici lasciano, perché sono i microfoni che mi sentono, allora chiedo alle prossime relatrici di prendere posto. Di aprire anche le slide, c'è un ticker. Allora, il prossimo intervento si lega alla comunità di pratica dei docenti all'interno del progetto ministeriale Progetto Metodi. Il titolo è Comunità di pratica in un ambiente digitale per apprendere la matematica e la fisica. La dottoressa Barani, la dottoressa Casato sono le relatrici, il lavoro è stato svolto insieme a tutti, ma è interessante insieme anche alla professoressa Patania. Questo è un esempio di collaborazione
tra docenti universitari e docenti della scuola secondaria di secondo grado, perché a volte i due mondi sono un po' considerati separati e a volte c'è un po' di timore da parte dei docenti della scuola secondaria a lavorare con i docenti dell'università e viceversa magari da parte dei docenti dell'università poca sensibilità a lavorare con i docenti della scuola secondaria. Quindi questo è un esempio in cui si lavora tra pari, anche se si è in posizione, cioè diciamo in strutture diverse, ma proprio per creare quella diciamo continuità importante nei vari diciamo segmenti formativi. Siete pronti per proviamo a mettere il tempo perfetto, vediamo. Conviene aprire il tipo. Ottimo, bravissima. Grazie anche. Matteo, a voi la parola. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alice Varana, Francesca Casasco e presentiamo questo lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con la professoressa Marchiglia e la professoressa Patania, che è una docente della primaria di secondo grado, ora in pensione, che ha partecipato per moltissimi anni al progetto PPS. Iniziamo questo nostro lavoro contestualizzato nelle comunità di pratica, che sono comunità di persone che si riuniscono con l'obiettivo di acquisire conoscenze in un campo specifico e attraverso la condivisione di materiale, di informazioni, di esperienze, la collaborazione, il lavoro insieme e attraverso possono apprendere gli uni dagli altri e in questo modo sviluppare competenze di vario tipo a seconda dell'obiettivo. Nella comunità di apprendimento, l'ambiente digitale di apprendimento è l'ambiente ideale per la costruzione di comunità di pratica. In questo caso possiamo parlare anche di comunità di pratica virtuali se si sviluppano in un ambito online, in quanto è sempre disponibile e accessibile ed è possibile utilizzare tecnologie digitali opportune per scopi educativi. Parliamo del progetto Problem Solving and Solving, in cui è contestualizzato il nostro contributo, all'interno del quale c'è una comunità di pratica di docenti che viene formata e lavora collaborativamente per sviluppare nuove metodologie, nuovi materiali didattici. E soprattutto ci sono tante comunità di pratica di studenti, che sono le classi dei docenti che partecipano al progetto. In questo lavoro noi abbiamo individuato 8 azioni, che tutte quante iniziano con la A, quindi le abbiamo chiamate le 8 A, per facilitare l'apprendimento della matematica e della fisica attraverso le comunità di pratica di studenti in un ambiente digitale di apprendimento. Ora lascio la parola a Francesca, che vi illustrerà queste 8 A, proponendo per ciascuna di esse un esempio tratto dall'esperienza della professoressa Patania nell'ambito del progetto PPS negli anni in cui ha potuto lavorarci. Ok, ciao a tutti. La prima A è apprendere con le tecnologie, infatti l'ambiente digitale di apprendimento del progetto PPS si basa su una piattaforma Moodle che è integrata con un ambiente di calcolo evoluto che permette la creazione di materiali interattivi che sono specialmente efficaci per l'apprendimento delle materie STEM. Infatti in un ambiente di calcolo evoluto si possono fare calcoli numerici, calcoli simbolici, visualizzazioni geometriche in 2 e 3 dimensioni, scrivere testi e creare componenti interattive, tutto all'interno di uno stesso foglio di lavoro e questo permette la creazione di materiali interattivi che sono molto efficaci poiché gli studenti possono interagire con il foglio, modificare i dati
e vedere subito come cambiano i risultati sul foglio di lavoro. La professoressa Patania ha sviluppato con una sua classe, per una sua classe terza del liceo scientifico, un materiale interattivo per lo studio del moto parabolico e poi la trattazione della parabola come luogo geometrico. E un esempio è questo che vedete nelle slide a destra. La seconda A è adattare i materiali a ritmi diversi. Infatti, l'ambiente digitale di apprendimento del progetto PPS è integrato anche con un sistema di valutazione automatica che permette la creazione di domande per la valutazione formativa che restituiscono agli studenti dei feedback immediati, quindi mentre sono ancora concentrati sulla domanda, e dei feedback interattivi. Quindi se uno studente risponde in modo errato alla domanda di partenza, il sistema gli restituisce un feedback interattivo composto da delle sottodomande più semplici che lo guidano passo per passo alla soluzione. Questo insieme al fatto che i test sono in piattaforma sempre disponibili e accessibili, aiutano lo studente a apprendere al proprio ritmo. La professoressa Patania ci ha lasciato un esempio di una sezione di un corso con le sue classi in cui alterna i test a file interattivi o a lezioni, così lo studente può proprio apprendere al proprio ritmo e decidere lui in che ordine seguire le varie cose. La terza è applicare, infatti, un ambiente di calcolo evoluto integrato in un ambiente digitale di apprendimento è molto efficace per la creazione di problemi contestualizzati nella realtà che permettono agli studenti di stabilire dei collegamenti tra le conoscenze acquisite e le applicazioni di queste conoscenze nella vita di tutti i giorni. Un esempio che ci ha portato la professoressa Patania è un problema che ha creato, contestualizzato nella realtà qui a destra, che gli studenti hanno elaborato e modellizzato insieme alla professoressa e in questo modo, sono state sviluppate anche competenze di problem posing and solving. La quarta e la quinta A sono appassionare e aumentare. Come abbiamo detto, tutti i problemi sono contestualizzati nella realtà e il fatto che i materiali sono interattivi, lo studente è coinvolto in prima persona a risolvere questi problemi e questa contestualizzazione, coinvolgimento personale, anche l'utilizzo di strumenti digitali che sono così distanti dalla didattica tradizionale, aiutano ad appassionare lo studente alla materia, ad aumentare l'entusiasmo e il coinvolgimento dello studente. La prossima è attivare gli studenti gli uni per gli altri. Infatti, nelle comunità di pratiche in un ambiente digitale di apprendimento, l'interazione tra gli studenti non avvengono solo in classe, ma possono continuare anche nella piattaforma a casa attraverso il forum. La professoressa Patania ci ha portato un esempio di attività che aveva fatto svolgere in classe. Aveva diviso gli studenti in gruppetti, ad ogni gruppo aveva chiesto di sviluppare gli argomenti che avrebbe poi dovuto trattare lei in classe, e quindi di creare dei materiali da spiegare poi ai compagni, tutto questo in lingua inglese. Quindi gli studenti si sono poi aiutati tra di loro nella creazione di questi materiali, non solo in classe, ma anche poi a casa hanno continuato tramite il forum in piattaforma. Poi abbiamo A di autovalutarsi. Infatti abbiamo detto che questi test che restituiscono feedback immediati e feedback interattivi aiutano sicuramente lo studente ad avere una maggiore consapevolezza del proprio livello di apprendimento. Qui ci sono degli esempi di domande con feedback che ha creato la professoressa Patania. E infine,
A di accompagnare con feedback, infatti gli studenti tramite questi feedback sono proprio accompagnati nel loro processo di apprendimento, ma anche i docenti possono tramite Moodle monitorare tutte le attività che gli studenti fanno in piattaforma e quindi avere una maggiore consapevolezza del grado di apprendimento degli studenti per poi adeguare l'attività didattica in classe. Quindi abbiamo visto proprio, grazie alla testimonianza della professoressa Patania, che lavorare in un ambiente digitale di apprendimento integrato con un ambiente di calcolo evoluto e un sistema di valutazione automatica aiuta proprio la creazione di comunità di pratica che sono molto efficaci per appassionare gli studenti alle discipline STEM in questo caso. Grazie, grazie, siete stati super puntuali. Quindi, come sempre, se hai presenti, se ci sono osservazioni, domande, commenti, anche se rispondiamo all'inizio, però come vedete ci riusciamo a fare. Io volevo solo fare un commento sulla professoressa Patania, che purtroppo non può essere per vari motivi qua, però lei partecipava al progetto Renda che è in pensione il 1 settembre, è partecipato al progetto tanti anni con tanto entusiasmo, ma lei era diventata formatrice dentro la sua scuola, un po' una sorta di ambasciatrice, io direi, del progetto. Quindi a volte ci sono persone, prima si diceva, a volte si fa fatica a essere coinvolte, dall'altra parte a volte sono invece docenti o persone, insomma, in tutti gli ambienti, anche non solo docenti, ma anche amministrativi, se mi collego all'intervento di prima, super entusiasti, no? E quindi coinvolti. Per fortuna abbiamo anche questi casi. Io ringrazio la dottoressa Varana, la dottoressa Carrasco e chiedo invece alla dottoressa Ringazzetta. Alla dottoressa Pistore, se lei si raggiunge. Ecco, questo intervento invece legato a una piattaforma integrata per tutta la scuola incorporata nel progetto nazionale. È un esempio di scuola italiana che nel momento della pandemia, quando si proponevano tante piattaforme, a volte confondendole con i sistemi di web conference, ha optato per partecipare interamente al progetto nazionale BTS. Prego. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Cecilia Pistore e vi presento questo lavoro, la piattaforma Moodle integrata per tutta la scuola, incorporata nel progetto BTS, che abbiamo trovato insieme a Dottor Flores, la professoressa Marchese e l'ingegner Ravellino, che è sicuramente conosciuto. La situazione in Italia per la pandemia da Covid-19 la conoscerete benissimo. Da marzo a settembre 2020 molte scuole hanno dovuto operarsi per passare dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, però molte scuole non erano preparate né dal punto di vista proprio delle competenze informatiche, ma anche per quanto riguarda l'attrezzatura dal lato tecnologico, e spesso i docenti hanno dovuto scegliere in autonomia quale strumento utilizzare per effettuare la didattica a distanza. Questo però ha portato un po' di confusione negli studenti, perché magari si trovavano a utilizzare uno strumento diverso per ogni materia, e in più anche ha potuto portare a dei problemi di privacy e di gestione dati. Nel decreto di giugno 2020 il Ministero dell'Istruzione ha suggerito, ha indicato a ogni scuola di scegliere una piattaforma per la didattica digitale integrata, e tra le iniziative proprio proposte dal Ministero dell'Istruzione c'è appunto la piattaforma del progetto BTS di cui vi hanno già parlato, quindi cercherò di non ripetermi. Però è stata un'iniziativa promossa fin dall'inizio dell'emergenza pandemica, proprio anche per supportare i docenti nel passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, ma che è un'iniziativa che c'è da molto più tempo, come avrete visto.
Non mi ripeto, ma la cosa importante di questo slide è proprio cercare di sviluppare delle nuove competenze e di far sviluppare ai docenti delle nuove competenze metodologiche e tecnologiche attraverso delle metodologie innovative, e il punto principale è proprio la creazione delle comunità di pratica e di apprendimento sia di docenti che di studenti. Vi lascio intanto il link, poi lo trovate anche nelle slide. La scelta dell'ambiente digitale di apprendimento è fondamentale quando vogliamo svolgere una didattica online, ma non solo. Cosa intendiamo noi con ambiente digitale di apprendimento? Intendiamo uno spazio virtuale condiviso da docenti e studenti in cui sono fondamentali due componenti: da un lato la componente umana, appunto, che può essere nel nostro caso, nel caso del progetto PPS, rappresentato da docenti, dai tutor, dai formatori, dagli studenti e poi ovviamente anche dagli amministratori della piattaforma, lato tecnico, e poi da una componente tecnologica. La piattaforma, appunto, è una piattaforma Moodle integrata con un sistema di valutazione automatico, un ambiente di calcolo evoluto e un servizio di web conference che serve appunto proprio per svolgere la formazione docenti. Ovviamente sono anche fondamentali le interazioni tra le due componenti. Il caso studio che vi presentiamo è proprio è questo che vedete: è nel marzo 2020 una scuola di Torino, invece in particolare il liceo Galt, ha scelto proprio la piattaforma PPS per svolgere la didattica a distanza di tutta la scuola. Quindi hanno aderito tutti i docenti, tutti gli studenti. E quindi il loro ambiente digitale di apprendimento della scuola è stato proprio inserito all'interno dell'ambiente digitale del PPS. E quindi ci sono questi due livelli: da una parte il livello scolastico dell'ambiente digitale della scuola e dall'altra il livello nazionale dell'ambiente digitale del PPS, che appunto si rivolge a docenti e scuole di tutta Italia. La nostra domanda di ricerca è stata proprio: quali possono essere i vantaggi dell'utilizzo di un ambiente digitale di apprendimento a livello scolastico, però integrato in un ambiente digitale molto più ampio a livello nazionale? La progettazione dell'ambiente digitale della scuola è stata effettuata nel marzo 2020, proprio in coincidenza con l'emergenza pandemica, in risposta anche all'emergenza pandemica. Sotto queste tre dimensioni, la dimensione tecnologica, la dimensione umana e la dimensione pedagogica. Non le vedremo nel dettaglio, ma tanto nel lavoro trovate tutti i dettagli. La dimensione tecnologica coincide tra il livello scolastico e il livello nazionale, praticamente la piattaforma della scuola è integrata nella piattaforma del PPS, quindi ne rileva tutte le caratteristiche. La dimensione umana è particolarmente interessante perché sia dal punto di vista della comunità dei docenti, sia dal punto di vista della comunità di studenti. Gli studenti, condividendo lo stesso ambiente di apprendimento, possono appunto condividere esperienze di utilizzo della piattaforma, possono aiutarsi a vicenda, possono condividere materiali perché sono appunto, si trovano all'interno della stessa piattaforma, ma i docenti si trovano all'interno di una comunità a due livelli. Da un lato, a livello scolastico, appunto, collaborano e sono inseriti tutti all'interno della stessa piattaforma, dall'altro sono inseriti in una comunità di docenti molto più ampia a livello nazionale e magari in qualche caso anche con molta più esperienza nell'utilizzo di questo ambiente di apprendimento della piattaforma, e quindi possono partecipare a livello formativo a tante attività di formazione, ma con docenti di tutta Italia, a condividere esperienze e così via. Per quanto riguarda la dimensione pedagogica, la caratteristica principale è proprio il fatto che docenti di diverse discipline, che tutti i docenti della scuola hanno aderito all'iniziativa, possono collaborare tra di loro e scambiarsi esperienze, e quindi c'è assolutamente un carattere interdisciplinare e anche di scambio di metodologie e materiali didattici. Come abbiamo realizzato praticamente questo ambiente digitale della scuola? Innanzitutto per quanto riguarda appunto
l'erogazione della didattica a distanza, dato che hanno aderito tutti i docenti di tutte le materie, abbiamo creato una macrocategoria, liceo scientifico statale Galileo Ferraris. Considerate che oltre alla macrocategoria di questo liceo ci sono poi tutti i corsi dei docenti di tutta Italia di altre scuole, però abbiamo creato proprio una macrocategoria apposita per la scuola e poi delle sottocategorie, ognuna per ogni disciplina, comunque per ogni insegnamento della scuola. A fianco vedete il numero di corsi per ogni disciplina, per ogni categoria. Per far sì che i docenti della scuola, per creare, per aiutare ancora di più la comunità dei docenti, però a livello scolastico, soprattutto immaginate durante l'emergenza pandemica, quindi dove non si potevano vedere e parlare in presenza, abbiamo creato questi corsi chiamati dipartimenti, in cui sono accreditati come teacher tutti i docenti che insegnano quella disciplina, in modo da poter appunto scambiarsi materiale molto più facilmente, avere un posto in cui un forum in cui scambiarsi esperienze, litigi, eccetera, e collaborare molto di più tra loro. Per quanto riguarda la comunità degli studenti, abbiamo creato uno spazio virtuale in cui abbiamo iscritto tutti gli studenti dalla classe prima alla classe quinta, tramite proprio la creazione di gruppi globali, in cui abbiamo inserito sia informazioni, o comunque abbiamo inserito uno spazio in cui dare appunto informazioni di carattere generale, ma anche svolgere delle attività rivolte a tutti gli studenti, come ad esempio la gara matematica in occasione del Pigrecca Day, tra l'altro è stata anche facoltativa in orario extrascolastico, ma hanno partecipato moltissimi studenti, sia dalla classe prima alla classe quinta. La nostra metodologia di ricerca ha queste tre componenti. Abbiamo utilizzato i dati dalla piattaforma, il questionario di gradimento che è stato sottoposto a tutti i docenti del liceo, e poi abbiamo intervistato la dirigente del liceo che ha proposto questa iniziativa, ed è comunque interessante osservare che l'iniziativa è stata mantenuta anche per l'anno 2020-2021 e 2021-2022, anche se è cambiato il dirigente della scuola. In questo senso sono riportati alcuni risultati sul questionario che abbiamo sottoposto ai docenti, in particolare per quanto consente l'ambiente digitale, quanto consente agli studenti di avere facilmente a disposizione materiali didattici, di far parte di una comunità di apprendimento e svolgere diversi tipi di attività e interagire sia con i loro pari che con i loro docenti. E allo stesso tempo abbiamo chiesto ai docenti di riflettere su qual era il vantaggio di avere a disposizione questo ambiente digitale, integrato però in un ambiente digitale più grande, quindi sia di partecipare ad attività formative insieme ai loro colleghi, ma anche a colleghi di tutta Italia, sviluppare competenze digitali, collaborare e soprattutto anche condividere materiali e esperienze. Le osservazioni della dirigente della scuola sono state particolarmente significative, perché secondo lei il fatto di utilizzare un'unica piattaforma da parte di tutti i docenti della scuola è proprio un'occasione per sviluppare la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie multimediali insieme, e in questo modo favorire il passaggio da una didattica diciamo tradizionale a quale erano abituati, ma alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative. Considerate che alcuni docenti della scuola facevano già parte del progetto prima della pandemia, ma la maggior parte no. E anche quella di svolgere una formazione dei docenti in modo omogeneo, considerando soprattutto che anche i docenti che non facevano parte del progetto prima della pandemia magari hanno avuto qualche difficoltà in più. Però allo stesso tempo essere inseriti in un ambiente già formato sicuramente li ha aiutati nel passaggio alla didattica a distanza. Ok, perché infatti avevano un terreno comune di confronto, di supporto e scambio di esperienze. Sicuramente questo potrebbe essere un modello efficace per la didattica integrata di una scuola,
L'ambiente digitale di apprendimento abbiamo visto che facilita la collaborazione tra studenti e docenti. Noi l'abbiamo visto durante il periodo di didattica a distanza, però attualmente la piattaforma viene utilizzata in modalità ibrida, quindi non è detto che quello che abbiamo imparato durante la pandemia dobbiamo metterlo da parte, anzi, sicuramente il modo di insegnare cambierà da adesso in poi, sta già cambiando. I docenti sicuramente hanno apprezzato il supporto tecnico che è garantito proprio dal progetto PPS, dai tutor e dagli amministratori. E hanno apprezzato l'opportunità di una formazione continua che infatti va avanti tutto l'anno. Io vi ringrazio. Ringrazio la dottoressa professore, infatti se ci sono domande, l'invito per i docenti delle scuole, abbiamo sentito prima il liceo Teano Pellico di Cuneo che è in grado di avere una piattaforma molto propria. Ma ci sono altre scuole dove non hanno la possibilità per mille ragioni. Ecco, il progetto Problem Solving Story offre la possibilità gratuitamente a tutte le scuole di avere questa ambiente, una piattaforma collaborativa, ecco, che non sia, poi uno può usare anche un sistema di web conference, però avere a disposizione penso sia importante. Non vedo manualizzate, allora io abbiamo ancora l'ultimo intervento, che è un video registrato, quindi sarà nei minuti. Perché la professoressa Marisa Di Luca, se ti vuoi far partire tu, ti ringrazio. Salve a tutti. Allora, lo facciamo partire, va bene, così. Salve a tutti. Sono Marisa Di Luca, docente di informatica e così volevo raccontare un pochino quella che è stata l'esperienza dei docenti di informatica all'interno del progetto PPS, soprattutto l'utilizzo della piattaforma Moodle. Prima di iniziare, un sentito ringraziamento agli organizzatori che hanno permesso questa modalità di partecipazione, visto che per motivi personali non posso essere presente, con un grande rammarico. La comunità dei docenti di informatica si è costituita non all'inizio del progetto PPS, ma forse l'anno dopo. E come abbiamo lavorato noi, come abbiamo utilizzato la piattaforma Moodle all'inizio? Abbiamo iniziato con utilizzarla come un'area di autoformazione. Non parlerei mai di repository perché la piattaforma Moodle, con le sue potenzialità e con soprattutto la sua flessibilità nell'organizzare un corso nella maniera più direi semplice, ma anche più funzionale agli aspetti relativi al contesto dell'utilizzo, permette proprio di strutturare aree di autoformazione. Quindi noi abbiamo iniziato a raccogliere tutti i nostri materiali, ma soprattutto anche a condividere le nostre esperienze didattiche e la nostra, diciamo, formazione culturale e professionale, metterla a disposizione della comunità. Successivamente, ecco, nel 2013-14 invece abbiamo iniziato, secondo me siamo stati i primi in Italia, a organizzare eventi di formazione online proprio attraverso la piattaforma Moodle e abbiamo seguito attività di formazione, partecipato alle attività di formazione sull'utilizzo sul linguaggio Python, che sapete oggi essere uno fra i linguaggi più utilizzati, è un linguaggio bellissimo ed è utilizzato soprattutto per la data science. Quindi, come vedete, qui c'è tutto il nostro percorso e ogni partecipante poteva condividere con il gruppo qualsiasi materiale fosse ritenesse utile alla crescita culturale e professionale di tutti i docenti della comunità.
questo voglio dire che all'inizio il nodo del gruppo di informatica e del lavoro del gruppo di informatica era soprattutto quello di ragionare sull'utilizzo e sull'introduzione dell'informatica nella programmazione della scuola primaria. Poi, come vediamo adesso, qui ci sono ancora sempre degli articoli, qui c'è il tutorato Python, percorsi progettuali, proposte di attività laboratoriali, questo è il seminario di formazione, questa era proprio workshop a Genova all'interno del Diplomatico nel 2015, proprio la discussione era proprio sull'introduzione dello studio dell'informatica della scuola primaria. Poi è arrivata la buona scuola, sono arrivati gli allenatori digitali, siamo stati travolti, in realtà non è stato possibile continuare con il nostro lavoro. Per quanto riguarda gli alunni, io racconto la mia esperienza personale. Ho lavorato all'inizio solo con il biennio, come potete vedere, poi piano piano invece ho utilizzato la piattaforma Moodle anche per il triennio. Perché mi è stato utile l'utilizzo della piattaforma Moodle? Per due aspetti fondamentali. Anzi, per tre, diciamo. Il primo è quello che sappiamo tutti, partecipare ad un'attività di ricercazione di così ampio respiro. Sicuramente è stata una ricchezza fondamentale nella mia crescita professionale e penso anche di tutti gli altri. Il secondo è stato quello, è quello relativo alla possibilità di sperimentare in tempi direi quasi non sospetti attività di flip teaching, cioè io ho strutturato i corsi delle mie classi, non ho simulato la lezione in classe e l'ho riportata sulla piattaforma, ma già dal lontano 2014, ormai lontano, ho cercato invece di strutturare il corso in maniera che lo studente non solo ritrovasse esercizi, argomenti e quant'altro, ma avesse a disposizione materiali che da studiare, da approfondire in maniera del tutto autonoma e poi lavorare insieme in classe. E ultima cosa, ultima non per importanza, è stata quella la possibilità di utilizzare all'interno della piattaforma Moodle ambienti, diciamo, non all'interno di Moodle, ma integrati a Moodle. Questo poi lo vedremo dopo e questo ha dato la possibilità di, se vogliamo, di lavorare sulle tecnologie informatiche e su app che non sono interne a Moodle, ma che si possono integrare benissimo all'interno di Moodle, sempre anticipando un po' i tempi. Ecco, io qui ad esempio ho messo gli screenshot degli argomenti di una classe prima e in una classe prima si parla di tecnologie informatiche, quindi si parla di utilizzo di app e altri strumenti, però io qui ho messo tutta la storia dell'informatica da Babbage a Turing con Neumann, avevo messo dei video su Apple e Microsoft. E quindi gli studenti da soli hanno studiato e hanno così cercato di capire che cosa si celasse dietro questa nuova disciplina e poi in classe abbiamo tirato le somme. E successivamente l'introduzione invece alla programmazione utilizzando l'ambiente Moodle, un ambiente eccezionale secondo me, proprio per introdurre la programmazione a tutti i costrutti fondamentali, quindi al costrutto di condizionale, interattivo, definito, indefinito, insomma, tutta una serie può manipolare vettori e matrici, in più dà la possibilità di utilizzare tutte le funzioni matematiche che ha il programma Maple. Per quanto riguarda le attività e le risorse, le attività, sapete, sono quelle che implicano un lavoro dello studente in cui devono ridare qualcosa, e invece le risorse sono le risorse che vengono messe a disposizione. Queste sono tutte, ovviamente io non le ho
utilizzate tutte, qualcuna in maniera più importante, qualcun'altra no. Ecco, come vedete, ho quasi finito, come vedete qui abbiamo Adobe Connect, Advanced Mind Map, cioè sono ambienti che io posso impostare un'attività all'interno della piattaforma Moodle. Io qui ho utilizzato Compiti Maple poco, il compito che è un'attività in cui io posso chiedere una soluzione online o un inserimento di un file. Ovviamente io posso prevedere di strutturare i compiti formando dei gruppi, quindi assegnando dei compiti diversificati, ma Moodle ha uno strumento che è la lezione. E invece io ritengo uno strumento formidabile. Perché? Perché si può strutturare un percorso individualizzato, nel senso che si possono strutturare percorsi a seconda delle risposte degli studenti. Quindi se io imposto ad esempio un'attività di quesiti e scelta multipla, se lo studente mi sceglie la risposta più insensata che io ho messo, vuol dire che non ha raggiunto le competenze minime, le conoscenze minime, quindi seguirà un percorso, un altro invece migliore seguirà un altro percorso. Quindi io ritengo che sia uno strumento eccezionale, soprattutto anche per diversificare i percorsi con ragazzi BES e BSA. Quindi questo l'ho usato. Ho usato database per introdurre, io insegnavo informatica, quindi chiaramente per introdurre il concetto di database, quindi di raccolta, informazioni, eterogeneità, insomma tutto quel po' di discorso che c'è, il forum di classe, il glossario per abituare gli studenti a un linguaggio rigoroso. E poi qui tra le risorse ovviamente cartella, etichetta, file e anche URL utilizzate come pane quotidiano, ma soprattutto il worksheet. Gli studenti avevano la possibilità di utilizzarlo e quindi era molto più semplice e meno dispersivo. Le conclusioni quali sono? Che è stata un'esperienza bellissima, che io attraverso questo progetto ho avuto la possibilità intanto di capire le potenzialità, e non è poco, dell'e-learning, conoscendo la piattaforma Moodle, che secondo me rimane il top in assoluto, e poi anche di utilizzare uno strumento Maple molto bello per introdurre la programmazione. E mi auguro che questo, anche in virtù di tutto quello che stiamo vivendo, pandemie, DAD, DD, eccetera, sia un patrimonio che non venga disperso. Io vi ringrazio, ma permettetemi un abbraccio, consentitemi questa confidenza e un saluto particolare al gruppo PPS. Vi penso sempre, grazie per tutto quello che mi avete dato la possibilità di imparare e spero di rivedervi presto. Buon proseguimento dei lavori. Allora, abbiamo terminato la sessione e anche in tempi relativamente, insomma, contenuti. Io ringrazio i presenti, ringrazio tutti i partecipanti che ci stanno seguendo a distanza, ringrazio la IUM, ringrazio Tomando per la formazione scuola di applicazione dell'Esercito di Torino che ci ha ospitato, ringrazio ovviamente l'Università di Torino di cui faccio parte, tutti i colleghi che hanno preso parte. Io spero proprio che questa edizione del Moodle MOOC sia stata un'occasione di confronto e arricchimento per tutti noi. Rubo 3A dalla presentazione della dottoressa Abarano, della dottoressa Casasso, che questa edizione ci possa appassionare ulteriormente il nostro mestiere che facciamo tutti i giorni, almeno io ci provo con passione, e la A che ci possa far attivare ulteriormente, attivare nuove idee e soprattutto a che ci accompagni nei prossimi mesi, speriamo bene, fino alla prossima occasione, prossimo appuntamento di alunni. Grazie di cuore a tutti. Adesso se saliamo in aula magna c'è la chiusura e poi ci aspetta anche un live.
Grazie veramente.